Sì, andiamo. Alberto, finalmente torniamo su circuito che ti piacciono qua, perché hai dei bei ricordi con la vittoria alle Fiandre e sei molto fiducioso dopo la tua vittoria alla Milano-Torino, no? Sì, esatto, sono molto fiducioso, vediamo cosa si riesce a fare oggi. Arrivo qua in Belgio finalmente come mi piace arrivarci a me, consapevole delle mie potenzialità. E oggi è una gara breve ma intensa, ecco, Harelbeck è una bella gara, soprattutto da guardare, ed è un test anche importante per la mia squadra in vista poi della prossima settimana, della Ronde. E poi sì, come hai detto tu, per me è speciale tornare qua. E 5 anni fa, insomma, la mia vita è cambiata qua e oggi è un bel test, dai, diciamo che si entra in modalità Belgio e vediamo cosa si riesce a fare. Eri il terzo uomo sul poggio, come fare per essere al di là di guadagnare un posto o due posti oggi? Forse anticipare, o tu puoi seguire, puoi provare a seguire Van Der Poel e Van Aert nei... non so, nel Oud Quarmont, a parte Berg? Sì, vediamo un po', dai. Intanto bisogna passare il Tijenberg, che sarà un bel nodo cruciale. Insomma, la corsa poi prende un'altra direzione dopo il Tijenberg. Quindi intanto bisogna essere lì presenti davanti con la squadra e poi devo cogliere l'occasione, vediamo se sul Quaremont o addirittura prima o dopo, comunque dopo il Quaremont è ancora lungo arrivare all'arrivo, c'è tanto asfalto e c'è queste strade molto lunghe, dritte, in asfalto, qualche strappo, è una corsa molto aperta, insomma, sì, è molto difficile da interpretare, spero, ripeto, di essere lucido e di cogliere l'occasione giusta. Ci vuole forza, esperienza e poi intuizione. Sì, esatto, questo sempre. E in Belgio ogni tanto poi bisogna anche spegnere il cervello e andare dritti. Crepi, ciao!